Buon pomeriggio. Per i programmi regionali della Sicilia, va ora in onda Palma di Montechiaro, 30 anni dopo. Un programma di Maria Grazia Mazzola per la regia di Rita Calapso. Manca tutto. Ancora? Dopo 30 anni? Sì, dopo 30 anni manca l'acqua, manca tutto. Dopo 8 giorni, 10 giorni, questa è la situazione. Ha scavato qua, guarda. Strade dissestate. Senta, lei se la ricorda Palma e questo quartiere 30 anni fa? Come la ricordo a 70 anni fa, non da 30 anni fa, da 70 anni fa me la ricordo. È stato sempre abbandonato. Si ricorda Palma di Montechiaro 30 anni fa? Noi qui siamo sopra pietre cadute. Vabbè, 30 anni fa, ma oggi siamo più aperti, non è più come una volta. Che cosa è cambiato secondo lei? Tutto, tutta la vita. Si ricorda lo sciopero delle donne per l'acqua? Vabbè, una volta, ma oggi non manca niente a Palma. Stiamo bene, signore. Ah, faceva schifo, chi? C'è dubbio. E oggi? No, un poco c'ho meglio, Ma lei ha mai partecipato a quegli scioperi delle donne per l'acqua, si ricorda? Certo, qua partecipava per l'acqua, un giro vamo vedemmo a fare sciopero. Eravate in tante? Ma quasi che non voleva nascere, che abbiamo stato morti di fame e superbi i parmesi. Tu quanti anni hai? Io ne ho 12. Cosa pensi del tuo paese? Io penso, ci sono delle persone che, per esempio, quando vanno qua o rubano, fanno molte cose. Io le vedo però non posso parlare. Vabbè, questo è il fatto di che non si può parlare. Cioè, una, cioè, alla volta vede però fa finta di non vedere. È questa la situazione. Perché? Vabbè, non lo so. Perché ormai forse siamo state condizionate, quindi ognuno si fa gli affari propri e basta. Quanti anni hai? 21. Benvenuti a Palma di Montechiaro, comune d'Europa, terra del Gattopardo. Al visitatore che si appresta ad entrarvi, il paese si presenta così, con una carta di identità ricca di storia e di polemiche, che porta il nome dei Tomasi di Lampedusa. Il volto mesto, grigio, di case mai finite che si confondono con la roccia. Un volto pieno di fascino nascosto e di ferite ancora aperte, ferite con il marchio degli anni 60. I cortili di Bronte, le grotte di Scicli, cortile Cascino a Palermo, Sciara, Partinico, Licata, sono tutte testimonianze della Sicilia del sottosviluppo, dell'analfabetismo, della miseria. Ma fra tutte è destinata a suscitare scalpore Palma di Montechiaro, il paese senza fognature e senza strade, dove persone e animali vivono tutti in una stanza, dove i bambini, i carusi, sono costretti a lavorare 14 ore di seguito dentro l'inferno delle zolfare. Il settimanale L'Espresso titola L'Africa in casa nostra. Il giornale francese Le Monde invia in Sicilia il suo esperto per le questioni del terzo mondo. L'attenzione dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale si concentra presto su questo piccolo comune dell'Agrigentino, indicato come il paese più depresso d'Europa. Lavorando in quella parte della Sicilia occidentale, dove tra la miseria, l'analfabetismo e la disoccupazione più diffusi, dove la mafia ha tenaci e profonde radici, sempre più ci colpiva il fenomeno dello spreco, per la sua assurdità. Partendo da queste considerazioni, il sociologo triestino Danilo Dolci, nel 1960, conduce un'approfondita indagine in alcune realtà di provincia. Con lui un'equipe di studiosi per mesi e mesi raccoglie una ricca documentazione che viene pubblicata con il titolo Spreco, edito da Einaudi.
sono dati sconvolgenti che si alternano alle voci dei testimoni, pastori, mafiosi, braccianti, prostitute, bambini, giovani spose di Palma di Montechiaro, Cammarata, Corleone, Roccamena, Menfi. Intanto le sinistre, insieme al sociologo Dolci e alla sua equipe, organizzano a Palma di Montechiaro il primo convegno internazionale sulla condizione di vita e di salute in zone arretrate della Sicilia occidentale. Vi prendono parte studiosi, politici, economisti provenienti da tutte le parti del mondo. Terra di sperimentazione, di esplorazione sociale e culturale, Palma di Montechiaro nel 1960 offre anche degli spunti poetici e ironici al regista Ugo Gregoretti, che insieme alla sua troupe visita i luoghi del Gattopardo. Palma infatti rappresenta il passato feudale dei Tomasi che la fondarono. Dalla prima rete televisiva della RAI va in onda il programma del regista Gregoretti La Sicilia del Gattopardo, una lettura romantica che racconta dei Tomasi come dei duchi santi e buoni, animati da paternalismo religioso verso i propri vassalli. Un'intervista a sorpresa rivela però che Palma di Montechiaro ignora la propria identità storica tanto decantata. Domenico, che cosa ne pensa così di questo Gattopardo? Ma io penso che sia tutta una mondatura, in quanto non c'è altro che un viavai di gente dall'estero che va, che viene per guardare. Ma poi in sostanza credo che siano tutte delle fesserie. Ma certo che non viene, ci dovrà essere per questa azienda. Sì, francesi, sì. Tedeschi. Ma che bella fanno, si può sapere che fanno. Ma non lo capisco. Ha visto baci tutti i giorni. Non lo capisco, specie ultimamente è venuto uno scrittore inglese, mi pare, il quale si è seduto là su una sedia, ci ha scocciato per più di mezz'ora e poi alla fine non faceva altro che guardare, ammirare. Che cosa ci vedeva di più? Io non lo capisco. Che importanza ci danno? Una cosa che proprio... Ma voi l'avete letto il Gattopardo? No. Non vi interessa proprio? No, ma che cosa dobbiamo fare dal Gattopardo? E allora, noi che ce ne occupiamo, secondo voi facciamo... Fesserie, tutte fesserie. Abbiamo dunque lasciato Palma di Montechiaro con Gregoretti e il convegno internazionale nel 1960. Ci ritorniamo oggi, a distanza di quasi 30 anni. Ci siamo chiesti com'è stata rivisitata da allora la storia dei suoi fondatori, i Tomasi di Lampedusa. Ci siamo chiesti anche che cosa è cambiato sul piano sociale da quel famoso convegno. Per rivisitare la storia dei Tomasi di Lampedusa è necessario fare un tuffo nel passato. Ripercorrere le origini di Palma di Montechiaro vuol dire entrare appieno nel mondo dei suoi fondatori, i Tomasi di Lampedusa, appunto. Amenissimo è il sito di Palma, scrive lo storico Vito Amico. In un poggio che guarda a mezzogiorno, distante circa 600 passi dalla spiaggia, è diviso il paese da rette e ampie vie. Presenta dei bastioni contro le incursioni dei barbari e una torre di ispezione che appellano il castellaccio. Dal 25 aprile 1637, data della fondazione del paese ad opera del primo duca Carlo Tomasi, la storia e la leggenda dei suoi fondatori si fusero nei secoli insieme alla fantasia e alle tradizioni popolari. Nato a Ragusa nel 1614, Carlo Tomasi, guidato dal potente zio Mario, si fidanza con la ricchissima Rosalia Traina, nipote del vescovo di Girgenti. Il giovane Carlo si occupa degli affari della città e pensa alla sua fortificazione, costruendo la torre e provvedendo anche al rafforzamento del castello, costruito nel 1358 da Federico II Chiaramonte. Ma Carlo Tomasi, di costituzione fragile, presto si ammala e decide di vestire l'abito dei chierici teatini di Palermo. Ducato e fidanzata passano dunque al fratello gemello Giulio, che realizzando numerose opere religiose e sociali
porta a compimento l'opera iniziata da Carlo. Sostiene lo scrittore Andrea Vitello che i Tomasi di Lampedusa rappresentano un caso a parte nella storia della nobiltà siciliana. Essi, infatti, furono animati da un paternalismo religioso che affondava le radici nel clima della Controriforma. Ma cosa aveva di speciale questo Luca Santo? Qual è un suo ritratto? È una figura altamente suggestiva perché, oltre ad essere un riformatore sociale, fu anche un asceta, almeno nella seconda parte della sua vita. Infatti, dopo la fondazione, quando le quattro figlie si ritirarono nel monastero benedettino e quando il primogenito Giuseppe si fece teatino ed oggi è stato proclamato santo da Giovanni Paolo II, lui si ritirò nel secondo palazzo ducale dandosi una vita di penitenza e di mortificazione. Infatti è storicamente accertato che egli realmente, come dice l'autore del Gattopardo, si flagellava con una disciplina assai rigorosa. Era l'appartamento del Duca Santo, dove a metà del 600 un Salina si era ritirato come in un convento privato ed aveva fatto penitenza e predisposto il proprio itinerario verso il cielo. Erano stanze ristrette e basse di soffitto. L'ultima dava su un poggiolo dal quale si dominava la discesa gialla dei feudi, accavallati ai feudi, tutti immersi in una triste luce. Su di una parete un enorme crocifisso, più grande del vero. La testa del Dio martoriato toccava il soffitto. I piedi sanguinanti sfioravano il pavimento. La piaga sul costato sembrava una bocca cui la brutalità avesse vietato di pronunziare le parole della salvezza ultima. Accanto al cadavere divino pendeva giù da un chiodo una frusta col manico corto. Era la disciplina del Duca Santo. In quella stanza, il Duca di Salina si fustigava solo, al cospetto del proprio Dio e del proprio feudo, e doveva sembrargli che le gocce di sangue suo andassero a piovere sulla terra per redimerle. Nella sua pia esaltazione, doveva sembrargli che solo mediante questo battesimo espiatorio esse divenissero realmente sue. Sangue del suo sangue, carne della sua carne. Queste terre abbandonate, questa fondazione fu presa dai Tomasi come un popolamento della Terra Santa, una nuova Terra Santa che si trovava in Sicilia e che loro andavano a costruire. C'era una visione religiosa e pionieristica. Ad esempio c'è un curioso quadro che proveniva dal palazzo di Palma, in cui vi era l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, che era vestito però da guerriero, insomma era con corazza, ma generalmente appunto Cristo con la corazza non si è mai, quasi mai visto. Era questa idea, in fondo era l'idea come il Duca, che entra a Gerusalemme, questa palma era una nuova Gerusalemme, era un luogo dove i Tomasi avrebbero costruito una città, una comunità santa. Infatti fu detta Terra Santa. Sì, una comunità santa. E poi anche questa unione con degli intellettuali, con Odierna, con architetti, quindi questa costruzione di uno schema prestabilito, questo è uno, Palma nel suo piccolo, è uno di quei sogni della città ideale che si associa con la Controriforma, e quindi è un caso molto particolare. E il Duca Giulio, nel sentimento popolare il Duca Santo, ad introdurre la pratica della Via Crucis che chiamava ogni anno a raccolta 7.000 pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo. In processione partivano dalla piazza del monastero per giungere sulla collina simile al Golgota, detta Monte Calvario. A completare l'immagine della Terra Santa era poi la Grotta della Natività, incontrata da Luritu, ai piedi del paese.
ma la testimonianza più eloquente di quella religiosità ascetica e spagnoleggiante rimane il monastero delle Benedettine, il primo palazzo ducale dei Tomasi, che nel Gattopardo, il romanzo dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è il monastero di Santo Spirito, con il suo parlatorio rozzo dalla volta a botte, con le duplici grate per le conversazioni, con la piccola ruota di legno per far entrare e uscire i messaggi, con il suo giardino melanconico, con i suoi mandorlati rosa e verdognoli che le monache confezionavano su ricette centenarie. Avvolta dal silenzio della clausura, il tempo sembra non essere mai trascorso. Dalle pareti candide a calce spiccano ancora i volti mesti dei Tomasi, pallidi, smagriti, quasi fossero la testimonianza vivente di una religiosità ora aspra e crudele, ora dolce e piena di poesia. Gli affreschi, le cappelle, le statue dei Cristi crocifissi e quelle dei santi sono segnati da tinte fosche, cupe, che testimoniano del severo cattolicesimo della Controriforma, dell'implacabile tribunale dell'Inquisizione. Ma la figura leggendaria è Suor Maria Crocifissa, al secolo Isabella Tomasi, la giovane vergine esile e pallida che tra atroci penitenze anelava a Dio. Era la santa, colei che aveva dovuto lottare contro il demonio e i suoi tranelli, colei che di frequente andava in estasi, per regredire poi in stato di bambina. Dalle sue stanze, quella della preghiera e della penitenza, sembra ancora di udire la ninna nanna che cantava ai suoi bambinelli. Oggi Suor Maria Crocifissa è la venerabile. I suoi miracoli, la sua persona, vivono ancora nella preghiera delle monache consacrate e nel racconto della badessa del monastero, Suor Enrichetta Fanara. Suor Maria Crocifissa era mai stata malata da bambina? Da bambina era malata, però tutti dicevano che non era una malattia fisica, anche la bambina, perché anche il demonio quando era piccola la perseguitava. Ma è da grande, quando già era suora? Sì. Cosa le accadde? Quando era suora non lo lasciava mai tranquilla. Sempre lei addosso a lei, in tutte le forme. Ma soffrì di disturbi, ebbe dei disturbi particolari per un periodo di tempo? Un periodo di tempo quando fu in stato di bambina, noi diciamo. Ecco, cosa significa? E questa è perché la volevano eleggere a badessa. Ora, di queste cose non ne voleva lei. Allora ha pregato il Signore del Signore, mandatemi qualche cosa, che così loro vedono che io non posso fare la badessa.
E cosa ne accadde? E accadde questo, che diventò come una bambina. Non poteva aprire la porta, e non sapeva come si pigliava il cucciolo per mangiare. Però, quando era in estasi, proprio, dicono di bambina, ma era in estasi perenne che aveva. E così, dopo 3 mesi di questo, il duca chiamò tanti specialisti, tanti medici. All'ultimo hanno detto, dice, senta eccellenza, dice, qui non si tratta di una cosa naturale, non si tratta di una malattia fisica, qui c'è del soprannaturale. Cosa sono questi? Questi sono i cilici, cioè si fabbricò lei stessa per fare penitenza. Quelle catene lì, ecco, cosa sono? Quelle catene le teneva al collo perché, dice, io sono schiava di Maria, gli schiavi che portano le catene, e le portava sempre al collo. In questo giardino Isabella Tomasi, poi Maria Crocifissa, oggi la Venerabile, veniva a coltivare i suoi fiori. Da qui, da questo monastero, dalla storia dei Tomasi di Lampedusa, prende spunto una pubblicazione presto in libreria, pubblicata da Einaudi, a cura di 2 ricercatrici dell'Istituto di Storia Moderna dell'Università di Catania, Marilena Modica, Sara Cabibbo. Ecco, quali sono i temi principali, ma soprattutto quali sono le personalità principali della famiglia Tomasi di Lampedusa che voi avete trattato in questo volume, in questa pubblicazione. Immediato è stato in qualche modo l'incontro con Isabella Tomasi, una figura che si è presentata subito con delle caratteristiche di interesse particolare, proprio perché monaca benedettina, vissuta in Sicilia nella metà del 600 e soprattutto appartenente ad una famiglia importante, i Tomasi di Lampedusa. Quindi diciamo la ricerca è nata ed è proseguita soprattutto tentando di ricostruire la storia di Isabella Tomasi, figura diciamo emblematica, particolare, e la storia della famiglia Tomasi. La tradizione racconta del Duca Santo, di questa famiglia che si fece promotrice di un certo riformismo illuminato, chiamiamolo così, qui a Palma, promuovendo opere sociali e soprattutto svolgendo questo ruolo di nobili nell'umiltà senza fasti. Ecco, mi pare di capire che la vostra sia invece un'interpretazione più laica. Voi come avete affrontato questa tematica? I Tomasi di Lampedusa non fecero niente di diverso da quello che fecero la piccola nobiltà siciliana del Seicento, cioè quello, come dicevo prima, di venire incontro alle esigenze della monarchia spagnola che aveva bisogno di denaro e di acquistare tutta una serie di licenze, di acquistare proprio con denaro sonante, con scudi queste cose, per portare avanti il suo progetto di ascesa sociale, no? Per passare da uno stato di piccola nobiltà a uno stato di grossa nobiltà, anche rappresentata al Parlamento, eccetera, eccetera. Quindi i Tomasi non fanno niente di diverso, tutto sommato, rispetto a quello che... La cosa forse particolare è che loro puntano molto, cioè... molto sulla religiosità, sul fatto di avere sia nella prima che nella seconda generazione qualcuno che stia a Roma in un ordine post-tridentino importante come sono i teatini, come quello di dare molto spazio e credito a queste forme spirituali e statiche come quella di Maria Crocifissa. Quindi loro portano parallelamente avanti questi due binari, il binario di ascesa sociale fatto con operazioni economiche, sociali, e il piano della religiosità. Ecco, questo è particolare. Chi svolge il ruolo dell'intellettuale nella famiglia diciamo Tomasi? Che l'intellettuale importante è Giuseppe, per quanto anche Carlo è stato un personaggio estremamente, forse è Carlo che introduce Giuseppe proprio negli ambienti della cultura alta italiana e anche europea,
perché Giuseppe studia intanto a Palermo e a Messina. Poi è determinante l'incontro a Roma con personaggi di rilievo della cultura ecclesiastica dell'epoca, personaggi che si muovevano e portavano avanti in maniera decisa un'opera di rinnovamento della cultura. E sono in contatto quindi con i Maurini di Mabillon, sono amici con personaggi della levatura di Giovanni Bona, di Ricci, insomma tanti nomi che in quegli anni proprio si prodigavano per un recupero della cultura filosofica, teologica della Chiesa. Quindi diciamo che Giuseppe è una figura chiave nella famiglia Tomasi ed è il personaggio che in qualche modo determina anche l'atmosfera, la preparazione culturale delle monache. Ecco, ed è determinante per Isabella, per Maria Crocifissa, questo rapporto con il fratello, che è un po' forse il vero direttore spirituale di Crocifissa, perché è a lui che lei si rivolge per tutti i suoi problemi, che non erano pochi, devo dire. Ecco, ma è importante la storia di questa famiglia per la storia europea? Poi ci siamo resi conto di come, ovviamente nelle fasce alte della società, nell'aristocrazia, come potevano essere i Tomasi, come invece i contatti con il resto degli aristocratici, con il resto delle istituzioni culturali, fosse invece molto, molto forte. Ecco, per esempio, per noi è stato molto significativo il fatto che l'erede Ferdinando fu mandato a fare un viaggio di 8 mesi per tutte le corti d'Italia perché imparasse poi a governare. Quindi, altra cosa importante, abbiamo cercato di rintracciare la biblioteca dei Tomasi e abbiamo visto quanta trattatistica europea arrivava nella loro biblioteca. Con Ferdinando II si conclude la fase mistica dei Tomasi di Lampedusa. Fu lo scrittore l'ultimo anello della catena dei duchi di Palma, principe di Lampedusa, vissuto dal 1896 al 1958. Fu in lui, nel suo romanzo, che trovarono una sintesi le contraddizioni di una generazione che era stata protagonista della storia ed ora spettatrice di una inevitabile decadenza. Gli anni 60 sono ormai alle porte. E per Palma di Montechiaro, la terra santa dei Tomasi, si apre uno dei capitoli più tristi della sua storia. È la storia di tanti luoghi di tutti i paesi d'Italia, afferma lo scrittore Carlo Levi al primo convegno internazionale sulle aree depresse e sottosviluppate che si apre a Palma il 27 aprile 1960. È vero, qui siamo nella terra del Gattopardo, il cui pensiero amaro è quello che nulla può essere fatto, che la realtà è immobile. Dappertutto però la realtà ha iniziato a muoversi. Prendono coscienza le vittime della miseria anche in Cina, da dove sono appena tornato. La forza è dei piccoli che nascono e aprono gli occhi e parlano. Palma di Montechiaro, dove la miseria è fitta come il nero della notte, dove ogni speranza pare impossibile, dica oggi la sua parola. La parola dei piccoli e dei saggi, una parola di libertà. Professore Renda, in quale panorama storico e politico nasce questo primo convegno internazionale sulle zone sottosviluppate della Sicilia, a Palma di Montechiaro? L'idea del convegno nacque durante il governo Milazzo, che aveva suscitato un'ondata di speranze e anche un certo entusiasmo circa la possibilità di interventi più incisivi. Però il governo Milazzo cadde nel febbraio del 1961 e quindi il convegno ebbe luogo in una situazione completamente mutata, anzi rovesciata, perché al governo Milazzo subentrò un governo di centrodestra di cui era presidente l'onorevole Maiorana della Nicchiara. Quindi nacque con presidente della regione Silvio Milazzo, si realizzò il convegno con presidente della regione, il monarchico Maiorana della Nicchiara. Dal punto di vista nazionale e internazionale, cosa stava accadendo? Ma quello era il periodo in cui intanto
possiamo dire, il periodo del disgelo. La guerra fredda stava ormai alle spalle, era un periodo in cui su scala internazionale primeggiavano personalità come Kennedy negli Stati Uniti d'America, come Khrushchev in Unione Sovietica e Papa Giovanni XXIII alla testa della Chiesa Cattolica. E questo naturalmente aveva aperto la speranza su scala internazionale e la speranza anche al progredire, al crescere di grandi movimenti popolari. Il decennio degli anni 60 è il decennio che significa l'indipendenza, per esempio, per tutti i paesi dell'Africa e lo sviluppo di un potentissimo movimento anticolonialista. Che tipo di partecipazione ci fu al convegno? Ma fu una partecipazione straordinaria, partecipazione qualificata innanzitutto sul piano delle competenze, perché insieme a grandi nomi della cultura e della letteratura, Carlo Levi, Leonardo Sciascia, Ignazio Puttitta, ci fu anche la partecipazione di medici, di architetti, di ingegneri, di scienziati di livello nazionale e anche internazionale. Ma a parte questa insieme a questa partecipazione ci fu la partecipazione dei politici, come ho detto. La tribuna del congresso fu una passerella per quasi tutti i dirigenti politici regionali siciliani e più ancora una grande partecipazione popolare. Per i tre giorni del convegno il teatro era pieno zeppo del popolo di Palma Montechiaro, contadini, operai, braccianti, donne, insomma, quindi un dibattito che fu seguito con grandissimo interesse da parte della popolazione locale. Personaggi come il filosofo francese Jean-Paul Sartre, lo scrittore Vercors, il sociologo Friedman avevano inviato la loro adesione al convegno e per tre giorni la parola dei saggi si era unita a quella dei piccoli. Poi i dati sconvolgenti, quelli raccolti dall'indagine del professore Silvio Pampiglione, docente di parassitologia dell'Università di Roma. 600 famiglie prese in esame, 3.404 persone che vivono in 700 vani insieme agli animali, senza acqua, né luce, né servizi igienici. Mentre nel 74,9% dei casi i bambini sono affetti da parassitosi intestinali dovute alla presenza di ossuri. Il quoziente di mortalità infantile raggiunge la cifra di 103,8 per mille nati vivi, 547 il numero totale degli aborti. In questo panorama desolante, 550 persone erano state assassinate in Sicilia dalla mafia. Dalle relazioni non vennero fuori soltanto le denunzie, ma anche le proposte. Raymond Jochensen, professore di economia internazionale dell'Istituto John Hopkins di Bologna, proponeva di sviluppare i poli industriali legati all'agricoltura e nel contempo realizzare una seria politica per il turismo. Con il convegno, Palma stava vivendo la sua primavera. E mentre il neo presidente della regione, onorevole Benedetto Maiorana della Nicchiara, aveva promesso tutto, l'ex presidente, onorevole Silvio Milazzo, aveva esclamato: ho attraversato stamane le vostre campagne e i mandorli mi hanno fatto pensare alla promessa, spesso fallace, della loro fioritura. Così spero non sia delle promesse che qui vi sono state fatte. Nel marzo del 1963 Palma aveva una legge speciale e 10 miliardi stanziati per la realizzazione di opere pubbliche, opere idriche, un poliambulatorio, un piano intercomunale di sviluppo economico che prevedeva la creazione di una zona industriale compresa nella valle tra Palma e Licata. Ma quei miliardi sono rimasti lì. Solo una minima parte di essi è stata utilizzata per la realizzazione di fognature e strade senza alcuna programmazione. Nel suo ultimo volume, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, lei fa una riflessione su questo evento storico che si svolge a Palma di Montechiaro negli anni 60, era l'aprile del 60. E a proposito, nel libro appunto è riportata una frase di
Danilo Dolci, che fu il promotore principale di questa iniziativa, che concludendo la sua relazione disse: se ogni parola detta in questi tre giorni diventa una pietra, Palma si rifà. Lei aggiunge: ma neppure quelle parole ebbero la ventura di diventare pietre. Qui mi sembra che è contenuto anche una sua valutazione critica su questa, su questo periodo storico, ecco, della Sicilia. Io devo confermare questa valutazione critica, senza dubbio. L'espressione di Danilo Dolci si riferiva esplicitamente al titolo di un famosissimo libro di Carlo Levi, Le parole sono pietre. A Palma Montechiaro di parole se ne sono dette molte in quella occasione. E non solo se tutte le parole fossero diventate pietre, ma soltanto se alcune parole fossero diventate pietre, probabilmente Palma avrebbe cambiato vita. In realtà le parole rimasero parole. E rimasero parole per la ragione particolare che ho detto, ma anche per il fatto che al convegno poi non fece seguito l'attuazione degli impegni che si dovevano realizzare. Per esempio, anche sul piano della iniziativa, dei propositi, si venne meno agli impegni assunti, perché non solo non ci furono provvedimenti governativi di investimenti adeguati, ma persino si era detto che l'anno successivo si sarebbe dovuto fare un convegno per verificare ciò che nel frattempo si era realizzato. In realtà questo convegno non si è fatto e l'unico risultato, ahimè, devo dirlo con amarezza, ma il giudizio non può non tenere conto di questa circostanza, l'unico risultato di Palma Montechiaro è che è uscito un bellissimo libro di Danilo Dolci, Lo spreco, dove si contengono alcune delle relazioni tenute a Palma Montechiaro, ma per il resto le cose hanno continuato a camminare col passo di prima. Il giudizio di uno storico sulle responsabilità del mancato intervento a Palma di Montechiaro. È evidente che c'è una gradazione di responsabilità. Le maggiori responsabilità sono di coloro che hanno in mano le leve del potere e la possibilità di decidere gli indirizzi della politica generale. Nel caso specifico di Palma, evidentemente c'è anche una responsabilità delle forze sociali locali e in questo caso delle forze della sinistra, perché è ovvio che alcuni dei problemi amministrativi locali, con una maggiore attenzione delle forze che avevano la responsabilità del comune, si sarebbero potuti risolvere. Certo, non la riforma agraria, certo non lo sviluppo economico, certamente non il superamento dello stato di arretratezza, ma per esempio il problema della pulizia del paese, il problema della vita decente nel paese, il problema per esempio delle fognature e cose di questo genere avrebbero potuto essere meglio risolte di quanto non siano state. Ma con il convegno internazionale Palma si è lasciata alle spalle molte speranze. Molti interrogativi rimangono ancora oggi aperti. Svanisce definitivamente il sogno di vedere nascere a Palma e Licata una classe operaia. Gli anni successivi al convegno sono infatti caratterizzati da una profonda emigrazione. Voi vivete in Germania? Sì, attualmente viviamo in Germania, siamo emigrati da circa 10 anni e siamo venuti apposta per questo matrimonio. Quindi in settimana poi ritorneremo di nuovo a vivere in Germania, dato che il paese purtroppo non ha esigenze tale da darci questo lavoro che abbiamo qui in Germania. La regione non ci dà niente, lo Stato non si interessa, ovviamente per Palma di Montechiaro, e quindi obbligati, non avendo nemmeno una casa, obbligati ad emigrare. Difatti le case che oggi si vedono a Palma di Montechiaro così in abbondanza sono tutto frutto dell'emigrazione. Se non c'era l'emigrazione nessuno avrebbe avuto una casa. Lei si ricorda gli anni 60? Certo che mi ricordo gli anni 60, gli anni tristi, gli anni della fame, della miseria, della sporcizia. Qui mangiavano le fogne, addirittura. L'acqua per reparare, manca tutto oggi, si immagina negli anni 60, cosa succedeva. Però oggi Palma è cambiata. Ma oggi Palma è cambiata non in molto. Ma grazie rispetto, a chi? Ma diciamo che non è cambiato in niente rispetto agli altri paesi.
come per esempio uno snow. Però ci sono le fognature, sì, i generi di prima necessità. Sì, ci sono le fognature, per esempio, nei centri, ma nelle periferie mancano le strade, manca la luce, mancano le fogne, manca l'acqua. Ecco, che lavoro svolgete? Io lavoro in un ospedale, lo statistica Grand Canals. Io sono al montaggio del marmo. Lavoro per la firma Brown, marmo a Brown. Ma prima di partire, di andare in Germania, lei che lavoro faceva qui? Io facevo il manovale, manovale edile. Purtroppo qua bisogna fare un po' di tutto se uno vuol tirare avanti. Ecco. Ho fatto anche l'imbianchino, il pittore, il decoratore. Si deve vivere per poter tirare avanti. Ma gli anni 70 poi sono stati gli anni della crisi dell'edilizia. Sì signore, e allora infatti ci sono state più negazioni di prima ancora, perché speravamo che qualche cosa si riemarginasse nel paese di Palma, speravamo che si aprisse qualche nuovo lavoro, qualche fabbrichetta, come si voleva dire. Era stata promessa l'industria? Sono state promesse tante tante cose, solo che di fatti non c'è niente. Un po' di ricchezza si è portata, chi l'ha portata? L'emigrazione. Quanti sono siete in Germania? Diciamo più o meno che gli italiani si parlano di milioni, non di migliaia. Sì, ma palmesi, quanti palmesi? Palmesi io penso che all'incirca 5-6 mila ci saranno, guarda. Le rimesse degli emigrati sono diminuite dopo il boom dell'edilizia accompagnato dalla speculazione e dall'abusivismo. Oggi il settore dell'imprenditoria è entrato in crisi. A testimonianza dell'industria mancata rimangono 400 ettari di terreno requisito inutilizzato. L'abbandono della splendida costa denuncia da sé che di turismo da allora non si è più parlato. Nell'intento di elevare l'immagine di un paese schiacciato dal marchio degli anni 60, è nato a Palma di Montechiaro un centro studi di patologia mediterranea. Professore Manzuleto, come nasce il centro studi di patologia mediterranea di Palma di Montechiaro? Con due connotazioni precise, dall'altro costituire un polo di aggregazione scientifica e culturale per i paesi del bacino del Mediterraneo. E dall'altro quello di condurre un'azione in loco tendente al controllo e al monitoraggio della situazione igienico-sanitaria in Sicilia, con particolare riferimento a Palma di Montechiaro. Ecco, e lei insieme alla sua equip ha realizzato un riscontro, diciamo 30 anni dopo, dalla prima indagine igienico-sanitaria condotta dal professore Silvio Pampiglione a Palma di Montechiaro. Ecco, qual è stato un po' il risultato della vostra indagine? Sì, premetto che la ricerca è stata fatta nell'ambito di un progetto finalizzato regionale e che aveva il compito di valutare l'indice di infestazione ambientale e nella popolazione scolastica, partendo dal presupposto che questi sono indici fedeli di determinate connotazioni igienico-sanitarie. I risultati sono in un certo senso sorprendenti perché documentano una realtà epidemiologica che non ha nessun riscontro con i rilievi fatti 30 anni prima e che si inserisce in maniera abbastanza armonica con quelli che sono i risultati ottenuti in altre regioni, in altre zone della Sicilia e in altre regioni italiane. Quell'indice di infestazione che il professore Pampiglione trovava così allarmante, ma che denunciava una situazione di fatto 30 anni fa, oggi possiamo considerarlo veramente irrisorio, perché su una popolazione scolastica di circa 2.000 bambini noi ne abbiamo studiato 600, circa 700. Ancora più importanti sono i risultati ottenuti perché espressi in percentuale, mentre nel 1959 Pampiglione aveva trovato il 59% di bambini esaminati parassitati, noi altri invece abbiamo trovato soltanto il 4%. Dottor Castellino, qual è attualmente la situazione igienico-sanitaria di Palma di Montechiaro? Io vorrei ricordarle che nel 1860 il principe si recò dal sindaco di Palma, il quale nell'occasione gli fece vedere una lettera che gli arrivò dal dirigente. Da Agrigento, dalla prefettura di Agrigento, con 2.000 lire di contributo. E il sindaco disse: con questi soldi dobbiamo fare le fognature a Palma Montechiaro, opera che sarà compiuta nel 1961. Fu
fu un lapsus molto significativo, una profezia diciamo molto significativa, perché siamo arrivati nel 1989, ancora mancano le fognature. Come lei percepirà questo rumore che noi avvertiamo nella villa proviene dai rifiuti liquidi che si scaricano a cielo aperto. Questa fognatura a cielo aperto, attraverso incisioni naturali del terreno, va a sboccare nel fiume Palma. Il fiume Palma va a inquinare il mare. È logico che durante lo scorrimento delle acque nere verso il mare, gli agricoltori che sono a valle possono intercettare queste acque e usarle per l'irrigazione dei campi. Esiste una struttura sanitaria a Palma, un ospedale, un pronto soccorso? No, non esiste alcuna struttura sanitaria a Palma Monte Chiaro. Non c'è un pronto soccorso, non c'è un ospedale. Non esiste nemmeno l'ufficio igiene. Da 10 anni lotto per avere un ufficio. Attualmente sono ospite della Guardia Medica. Come simbolo della legge speciale è rimasto il poliambulatorio i cui lavori, iniziati nei lontani anni 60, soltanto oggi sono in via di completamento. L'approvvigionamento idrico è rimasto un grave problema. L'erogazione dell'acqua è garantita solo per alcune ore della giornata, ogni 5 giorni. Già negli anni 70 l'acqua aveva fatto scendere in piazza centinaia di cittadini e di donne. Questo è il quartiere di Pietrecadute, il simbolo degli anni 60. Che cosa è cambiato da allora? E questo penso è anche il simbolo di quello che è successo in questi 20 anni. Sono cambiate alcune cose, ma altre cose sono rimaste come 20 anni fa. Per esempio è cambiato il reddito, è cambiato il tenore di vita della gente. Per esempio sono cambiate le abitazioni all'interno, sono state costruite molte case in questi 20 anni, questo grazie ai sacrifici degli emigrati. Ma molte altre cose sono rimaste. Ecco, ma possiamo definirla ancora una realtà di sottosviluppo oppure no? Ma certamente è una realtà di sottosviluppo, perché sottosviluppo a mio avviso non va inteso soltanto come un livello di reddito o come livello di consumo. Il sottosviluppo intanto c'è nella struttura produttiva. Palma in questi 20 anni, da quando è diventata centro del sottosviluppo della Sicilia, di quest'area, si parlava del triangolo delle aree depresse. Palma era uno a centro di questo triangolo che comprendeva la provincia di Enna, Caltanissetta e Agrigento. Sono stati promessi iniziative produttive, per esempio nel settore industriale, iniziative che poi sono rivelate estremamente improbabili e infatti non sono realizzate. Negli anni 60 e 70 era stato promesso un polo chimico tra Palma e Licata, erano stati anche espropriati dei terreni per realizzare queste iniziative, una cosa scandalosissima di cui non parla più nessuno perché c'è stata l'inadempienza da parte dello Stato e anche da parte del governo della regione. Ecco, quelle erano iniziative assolutamente estranee alla realtà naturale del nostro luogo, alla realtà naturale, geografica, ambientale. Io credo invece che un modello diverso di economia, un modello di sviluppo dovrebbe partire proprio basandosi sulle risorse locali, che sono innanzitutto le risorse ambientali, paesaggistiche, agricole e turistiche soprattutto. Ma quale possibilità ha la gente in loco di mettere in proprio un'attività economica? Ma è molto difficile, intanto perché la situazione economica è carente, ci sono carenze da tutti i punti di vista, mancanza spesso di materie prime, difficoltà di trasporti, ma poi è anche difficile per situazioni burocratiche, perché il comune per esempio è privo di strumenti urbanistici, abbiamo casi per esempio di artigiani a Palma che hanno avuto promesse di finanziamento per realizzare imprese produttive, non hanno potuto realizzare queste iniziative perché il comune non era in grado o non li metteva in condizione di avere una concessione edilizia. E poi esiste credo anche un altro fattore, che è il problema della mafia, il problema della criminalità, perché per esempio la mafia a Palma è principalmente una mafia di estorsione e di taglieggiamento, e questo impaurisce anche la gente ad investire. Io ho notizia di persone che sono andate via, che avevano mezzi finanziari, che volevano avviare iniziative produttive, e sono andate via anche per questo motivo, per non essere sottoposte al ricatto
della criminalità. Della mafia. Esistono degli episodi di vita vissuta da parte della gente legata ad estorsioni, per esempio? Certo. Esistono solo dei fatti palesi o delle voci? I danneggiamenti, specialmente in campagna, sono un fatto quotidiano. Quotidianamente si ha notizia di vigneti devastati, di mandorleti, di uliveti distrutti. Poi sono state messe, ripeto, ma quasi quotidianamente anche delle bombe sotto portoni di casa o nelle ville o nelle case estive a Marina di Palma. Vi sono stati anche casi clamorosi, vi è stato il caso per esempio di un piccolo industriale che ha subito decine di attentati senza peraltro, lui ha fatto pure una denuncia, senza peraltro avere la necessaria protezione da parte degli stessi carabinieri. Allora è stato quello un caso clamoroso ma anche significativo di questa situazione. Addirittura pare che sia stato il maresciallo dei carabinieri per questo caso specifico che a un certo punto disse all'interessato: ma lei perché non paga? Lei come consigliere comunale, denunciando questi fatti, ha mai subito degli attentati o delle intimidazioni? No, per la verità intimidazioni no. Io sono stato sindaco per un brevissimo periodo di 10 mesi, ho subito un attentato, cioè nel senso che hanno cercato di bruciarmi la macchina. Ma appunto volevo insistere su questo aspetto perché è assolutamente scandalosa l'assenza dello Stato, specialmente in questi ultimi anni, a difesa della libertà e della sicurezza dei cittadini. C'è una caserma dei carabinieri con un numero di carabinieri assolutamente insufficiente a garantire, non dico ad individuare la matrice di tutti i delitti, perché di nessun omicidio è stata individuata la matrice, sono stati individuati gli autori, ma almeno a garantire protezione e sicurezza. Il numero degli omicidi è stato elevato? È altissimo, sono quasi 30 negli ultimi 3 anni. E collegato al problema della mafia poi vi è il problema della gestione amministrativa del comune. Io sono consigliere comunista, sono stato anche sindaco, l'ho detto poco fa, per un breve periodo. Noi abbiamo sempre denunziato una situazione di illegalità all'interno dell'amministrazione comunale. Anni fa abbiamo anche predisposto un libro bianco sul quale è stata disposta anche un'inchiesta amministrativa da parte della Regione Siciliana. Questo libro bianco che conteneva denunzie precise su fatti di illegalità riguardanti la gestione urbanistica del territorio e la gestione, alcuni casi di speculazione edilizia, la gestione degli strumenti urbanistici. Questo libro bianco, diceva, è stato anche consegnato alla magistratura, ma fino ad oggi non abbiamo avuto notizia di provvedimenti. C'è quindi una carenza delle forze dell'ordine, delle forze investigative, ma a mio avviso c'è anche una responsabilità da parte degli organi giudiziari, della magistratura in particolare. Purtroppo quello che è mancato completamente in questi anni è stata la possibilità del superamento delle condizioni gravi e negative di sottosviluppo dal punto di vista dell'attività imprenditoriale che si è scarsamente sviluppata. Negli anni 60 si tentò quella iniziativa voluta dalla regione dell'acquisto delle terre che per la realizzazione del progetto SARP, un mega progetto che avrebbe destinato allo sviluppo del settore chimico un'area molto ampia. Io non so se a distanza di tempo sia da considerare una fortuna che quel progetto non si realizzò. Certamente un'area bellissima è rimasta intatta e questo è un elemento positivo, ma è certo che non si è sviluppata un'attività produttiva. Oggi si comprende come è necessario, perché si determina un reale processo di sviluppo, è necessario che si creino localmente delle energie che sviluppino l'imprenditoria facendo crescere le realtà che vi sono, apportando semmai in queste realtà alcuni lieviti che consentano di determinare uno sviluppo. Questi ultimi anni stiamo in questo senso, ci stiamo proiettando con servizi alle aziende, con forme di incentivi compatibili con le regole comunitarie. Sono tentativi che debbono portare a far sì che il piccolo artigiano ingrandisca la sua azienda, che l'artigiano diventi e trasformi la sua azienda in una piccola industria. Ecco, è attraverso questo tipo di processo che si potrà nel tempo creare una risposta che è una risposta di tipo non assistenziale, che è una risposta di tipo produttivo, destinata probabilmente nel tempo e non in un breve tempo a cambiare
le condizioni sociali ed economiche e culturali di un'area che certamente ne risente spesso. Inutile dire che i fenomeni di gravissima criminalità che si sono verificati anche di recente a Palma di Montechiaro rappresentano un ulteriore ostacolo serio allo sviluppo dell'attività produttiva, per cui l'auspicio che noi formuliamo è un auspicio che vi sia un costante, crescente interessamento anche delle forze preposte all'ordine pubblico per reprimere questi fenomeni che rappresentano un ostacolo crescente. Negli anni precedenti, in base alla legge antimafia, sono stati registrati 700 ritiri di patente. Le cronache dei giornali parlano di numerosi attentati e di racket delle estorsioni. Oggi anche due interrogazioni parlamentari sulla grave questione dell'ordine pubblico di Palma di Montechiaro. Cosa ne pensano i suoi cittadini? Qual è l'opinione dei giovani? Cosa possiamo pensare? Non ho niente da dire. Non è vero che la gente ha paura oppure no? Ma logico che la gente ha paura, perché certamente le persone che sono al di fuori dei fatti che succedono hanno paura di essere coinvolti. Non ci saccia rispondere. Non c'entra più la mafia, quello che c'entra il lavoro. Non ci posso rispondere a queste cose, perché io mi faccio fatti miei. Mi faccio lavorare, che devo andare a lavorare. Cosa ci devo rispondere? Non so. Mancando il lavoro manca tutto. La gioventù cresce. E non c'è lavoro. Come spiega 30 morti ammazzati, signora? Questo non mi importa a me. Questo non lo so. No. Ha in mente qualcosa di nuovo, qualcosa di propositivo per questo paese? No, perché penso che ormai c'è la mafia così radicata che non ci sia alcun mezzo per poter toglierla totalmente. Quindi, ma ci siamo abituati, si può dire. Abbiamo trasmesso Palma di Montechiaro 30 anni dopo, di Maria Grazia Mazzola. Regia di Rita Calapso.